Ragazzotti, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Sapete che sono stato in Giappone, c'ho un mal di gola abbastanza importante, ma vi devo dire un po' di cose. Allora, subito un bel pollicino in su, subito un bel commentino. Vi aspetto il 30.06, cioè quindi questo mese qua, dalle ore 11 fino al pomeriggio tardi, in via Giuseppe Berio 69 ad Imperia, perché ci sarà l'inaugurazione del mio negozio di carte collezionabili. Oltre quello là, ci sarà anche lo shop online, ma poi vi racconterò tutto in un video dedicato. Ci saranno anche degli ospiti, chiuderemo la strada. Cioè, raga, sarà un'inaugurazione, spero, fatta come si deve. Vi aspetto il 30 ad Imperia. In Giappone ho spacchettato come un folle, raga, anche perché i box costano davvero, davvero poco. E con il cambio euro-yen, praticamente in Giappone conviene tantissimo spacchettare, perché è veramente difficile andare in perdita. Regà, ho pullato una carta da 3.000 euro e sicuramente l'avete vista, è il Monkey di Luffy manga. Una roba veramente incredibile. Vi racconterò questa storia in questo video qua, perché è molto particolare. Quindi subito un bel pollicione in su, subito un bel commentino. Questi sono tutti i pull, quelli belli ciotti, quelli belli gagliardelli, che ho fatto in Giappone. Ve li faccio vedere un po' velocemente. Quando andremo su carte un pochino più costose ci soffermeremo. Ovviamente se vedete qualche carta che a me mi è sfuggita, che è bella ignorantella, scrivetemelo qua nei commenti. Ovviamente stiamo parlando di tutte carte giapponesi, ovviamente. Allora, incominciamo a parlare di qualche Charizard, ragazzi. Devo dire la verità, sono stato abbastanza fortunato in questo viaggio, sia per la manga di Monkey D. Luffy, ma sia per la quantità di Charizard che ho pullato. Ovvio, non sono Charizard che costano una milionata di euro, ma comunque sono sempre Charizard che, vi garantisco, andrò a gradare. Ma guardate questo Charmander Baby Shiny, quanto è figo, che secondo me questo vale quasi di più di qualche Charizard che avete visto fino adesso. Ci abbiamo anche questo Charmander molto molto carino, e abbiamo un po' di allenatori. Ovviamente questo ancora non è niente rispetto a quello che ho pullato. Questo qua è un set che è uscito in collaborazione con Disney, di questo gioco qua. È uscito il giorno dopo che era andato in Giappone e devo dire che ho spacchettato, e non poco. È un po' tutto un mistone, ragazzi, eh. E tu, raga, vogliamo parlare di questo Pikachu Baby Shiny? È una roba fuori di testa. Allora, il prezzo delle carte io non ve lo so dire, perché questo Jack Sparrow, ovviamente vi metterò le carte un pochino più costose, poi lo dirò a Michele, perché questo, per trovarlo, è stato davvero difficile. Ho aperto più di 15 box per trovare questa tipologia di questa carta qua, che è veramente, veramente raro. Di queste qua ne ho trovate due e stanno, se non erro, sui 120 euro a carta. Poi, bellissimo anche questo Raichu, vi farò sapere quanto costa. Abbiamo questo Pidgeot, bellissimo, vedete? Ce l'ho un po' immischiate. Vedete, per esempio, questa carta qua è più rara rispetto a questa, perché come potete vedere qui non c'è la scritta, invece qua c'è la scritta Frank Wolf, che sull'altre non ci stanno. Questa è praticamente bellissima, da mandare subito a gradare. Non so quanto costa, però ve lo farò sapere, non è un problema. E poi abbiamo un po' di pull One Piece, un po' misto. Abbiamo questa Secret, che io pensavo stupidamente che potesse costare tanto, invece da quello che ho visto sta sulle 12-13 euro. Strano. Fatemi sapere se mi sbaglio o se è giusto, mi raccomando. Andiamo avanti. Ho sbustato anche l'ultimo set che è uscito in Giappone, ma non tanta roba, vi dico la verità. Non ho voluto spenderci l'ira di Dio, tanto è vero che vedete questo qui è una roba fuori di testa per quanto è bello. Allora, tra l'altro, questo Monkey di Luffy anime, manga, scusatemi, si sta facendo attendere. Meglio così, così ve lo fa... Ma raga, sì, ho pullato anche Zoro. Questo non mi ricordo quanto vale, ma mi sembra che vale una piottarella. Una piottarella e qualche cosa. Sopra di questo c'era solamente il Zoro manga, che non ho trovato. Però sono molto contento di averlo sbustato. Una roba incredibile, poi vi faccio sapere quanto viene.
Allora, fatemi vedere che qua mi sa tutte girate. Ci abbiamo lei che non dovrebbe valere tanto. Ci abbiamo Buzz Lightyear. Ditemi se magari ho zompato qualche carta che effettivamente vale tantissimo. Carina anche lei. Vedete, oh, ragazzi, qui proprio piovono soldi perché Michele, questa carta qua, solamente questa carta qua, costa la bellezza di 2500 euro minimo, non gradata. Allora, vi racconto questa storia qua, che non so se c'ho qualche clip, non credo. One Piece, ok? In Giappone per trovarlo è un miracolo, è tutto sold out e le persone che gli è rimasto qualche box fanno le riffe, ok? Fanno questi mini giveaway lì che tu devi partecipare e poi vieni estratto, ok? Ovviamente è un modo per massimizzare le entrate. Io non ci ho partecipato, ma se voi andate a Chiabara, c'è un centro commerciale, ragazzi, su diversi piani dove dentro ci sono ancora un sacco di negozi che vendono questi box. C'ho anche un paio di foto, Michele. Se tu me lo dici, te le mando e vi faccio vedere anche i prezzi. Ad esempio, questo qua dove si poteva trovare Monkey D. Luffy stava sulle 14.000 yen, che erano tipo 75 euro, regà. Questo box qua che adesso costa una fracca di soldi. E praticamente io stavo con questa tipa, ovviamente giapponese, gli faccio: guarda, mi dai un box di questo qui? Ce n'erano 4, 1, 2, 3 e uno dietro. Io volevo l'estremo destra. Lei a un certo momento mi dà quello centrale. Ho detto: senti, sai che c'è? Dammi quello centrale e vi giuro su Dio. Un box e ho pullato Monkey D. Luffy. Quindi, raga, capite che prendere 2.500 euro, 2.700 euro di carta alla prima botta e poi mandarla a gradare, se ti prende poco poco 10, vai sui 4.000, 5.000 euro. Non lo so, raga, non vi dico che mi sono ripagato la vacanza, ma vi garantisco che tutto quello che ho speso extra, viaggio, vitto, alloggio, l'ho ripagato praticamente tutto con questa carta qua. In 20 giorni, fra Giappone e Cina, avrò speso 6.000 euro, fra box Pokémon, One Piece, da mangiare, tutti gli accessori, i cappelli, tutto quanto, una valigia, avrò speso sui 6.000 euro. E raga, faccio finta che a gradata 10 mi sono ripagato praticamente 20 giorni di svago in Giappone. Se permettete, è tanta roba. Andiamo avanti. Perché non è finita? Perché non è finita? Perché non è finita? Ho trovato anche lui. D'accordo? Bellissimo. Non so quanto vale perché ho detto poi vi dirò a Michele i prezzi e Michele ve li dirà. Ma è molto molto bella e so che è anche un eccezionale pull. Abbiamo loro. Donald Duck, non mi dite queste carte quanto valgono perché non ne ho idea. Ho questo fantastico Mew X Shiny, che è molto bello, oppure questo sicuramente qualche cosa vale. Ho questo piccolo Charizard e abbiamo questo piccolo Pikachu. Regà, io ve lo dico, questo non è tutto, tutto il pool, ma c'ho pure tutte queste, che sono tutte le carte, quelle X, le full art, che praticamente non vado a gradare, quindi ipoteticamente queste le potrò vendere in un futuro o farvi qualche lottino, perché io ho un profilo Instagram dove per l'appunto vendo delle carte Pokémon, vendo della roba extra che non vado a gradare, anche perché fra tutte queste carte che vi ho fatto vedere, parecchie le manderò a gradare, sia da tenere in collezione e sia da tenere in collezione per poi eventualmente venderle. Un'altra cosa che vi voglio far vedere e sono tre miei acquisti. Le ho quasi pagate come il costo giusto che si trovano, però calcolate che, ad esempio, questo Pikachu qua è molto bello, d'accordo? È del 2016. L'ho pagato una novantina di euro. Calcolate che costa sul centinaio. In più c'è però da pagare anche la dogana e le spese di spedizione. L'ho preso direttamente lì. Guardate questo quanto è bello. Io per queste tre carte ho speso 600 euro. Questo è del 2019, del Pokémon Center di Kyoto. Bellissimo questo Pikachu. Mi sembra questo l'ho pagato sul centinaio di euro. Anche questo qua. E poi mi sono innamorato appena l'ho vista. Ragazzi, guardate questo bellissimo Pikachu, primo classificato del 2019, della Gym Challenge. Vedete, cioè questa carta la poteva avere solamente il primo classificato di questo torneo qua. E questa l'ho pagata 400 euro. Diciamo che
Queste tre carte hanno un ottimo valore, sono molto molto belle e sicuramente rimarranno un bel ricordo del Giappone. Vi ho raccontato un attimo quello che è stato, ma non finisce qui. Non finisce qui perché sul primo canale, che è questo qua, e sul secondo canale, in questi giorni usciranno un po' di spacchettamenti. In che senso? Ve lo dico subito. Prima di partire sono ritornato ad Akihabara, sono andato ai Pokémon Center e ho fatto un po' di acquisti. Quello sotto non lo apro, ma tutti i box che state vedendo in questo momento li andremo ad aprire. I pacchetti sono del 151 giapponese, quindi per farvi ricapire, questo qui, che mo vi faccio vedere, è il box dove ho trovato la carta Monkey D. Luffy manga. Però non l'ho preso nello stesso negozio dove ho pullato Monkey D. Luffy, l'ho preso in un altro negozio, quindi da aumentare un pochettino le probabilità di trovarlo. Però vi dico, se trovo un altro Monkey D. Luffy qui, c'ho il culo praticamente rotto. Quindi signori, io spero che questo video dove vi ho raccontato quanto ho spacchettato eccetera eccetera, guardate, di spacchettamenti avrò speso 1300 euro giù in Giappone, mi sono anche limitato parecchio, però il pool è stato veramente sculato, dico la verità. E ci vediamo nei prossimi video, nei prossimi giorni, con il vostro CiccioGamer89. Vi ricordo che il 30 sarò a Imperia, ragazzi, di Imperia e non, perché apro il negozio fisico di CiccioGamer89, ma in questi giorni vi farò sapere, perché vado a vedere il negozio finito, ragazzi, ma non, guardate, sono molto molto contento. Vi aspetto lì per foto, abbracci, autografi, tutto quello che volete. Ovviamente potrete comprare tutto quello che volete nello store, perché sarà aperto, e in più ci sarà anche il sito online. Vi voglio bene, spero che questo progetto vi faccia piacere, spero che vi faccia piacere come il progetto dei burger di CiccioGamer89, che anche lì dovremmo andare a parlare un attimo di quello che è successo del progetto. Cercherò di dirvi un po' di cose, ci avrei un sacco di cose da dirvi pure sulla Mustang, sulla mia nuova macchina, e sarà un periodo abbastanza divertente questo qua, ragazzi. Vi voglio un sacco di bene, mi raccomando, bel pollicione in su, un bel commentino. Ciao.